Pagina sportiva, ben trovati. La Corte di Giustizia federale ha respinto il ricorso presentato dal Perugia contro il punto di penalizzazione e la multa di 10.000 euro. Il Perugia dunque resta in classifica, quota 39 punti. Perugia che continua la preparazione in vista della sfida contro il Novara. Le buone notizie arrivano dall'infermeria perché Perra è tornato in gruppo, pertanto le sue possibilità di scendere in campo domenica sono in rialzo. Intanto l'arbitro del match sarà il signor Del Giovene di Albano Laziale. Abbiamo parlato di Perugia-Novara con Lacrimini, che domenica giocherà probabilmente titolare per la squalifica di Bonomi, e il tecnico novarese Tesser. Bisogna avere un gran rispetto perché arriva una squadra con 58 punti che non ha mai perso, che è l'unica partita che ha perso a San Siro col Milan 2-1 facendo una grande partita, quindi bisogna insomma avere grande rispetto per questa squadra perché se è lì sicuramente lo sta meritando. Noi siamo capaci di distruggerti, siamo capaci anche di fare cose stratosferiche secondo me, questa è la caratteristica che abbiamo visto noi di questa squadra, perché insomma nessuno avrebbe mai scommesso che si vinceva 4-0 la Cremonese, questa è la realtà delle cose. Invece la Cremonese è stata annientata, quindi vuol dire che questa squadra, quando si ricorda che ha delle caratteristiche e si ricorda che c'è una rosa veramente forte, può arrivare anche questo. E una settimana, ti ripeto, è determinante sia per la squadra che per me personalmente. Siamo noi a dover rimontare, se gli altri sbagliano, se non ne approfitti è dura. È anche vero che c'è due tre partite, una più difficile dell'altra, però forse sono queste le partite che ci stimolano a noi, con una rimonta difficile da fare, però c'è la possibilità, quindi proviamoci, poi se non ci riusciremo ognuno si assumerà le responsabilità, però ancora siamo in gioco. Mi dicono ci stanno preparando anche loro in maniera importante, abbiamo visto che è una buona squadra, al di là di tutte le considerazioni, squadra molto importante, l'abbiamo vista con la Cremonese, che tipo di partita proprio che hanno fatto. Questo vale per loro, però le nostre motivazioni, la nostra voglia di fare, il nostro momento anche importante di classifica e di campionato fa sì che anche noi abbiamo le nostre grandi motivazioni. E allora in grafica, come ogni fine settimana, andiamo a vederci gli appuntamenti, iniziando proprio dalla Lega Pro, prima divisione, Perugia-Novara, domenica alle 14.30, arbitro, dicevamo, Del Giovane di Albano Laziale.